sulla punta della Grivola all'inizio dell'Ottocento dei alpinisti inglesi hanno scoperto che esistevano ancora degli stambecchi. Questa notizia è poi trapelata negli ambienti della zoologia piemontese, che poi ha investito la corte di questa notizia e sono arrivate gli editti di protezione dello stambecco, le leggi e patenti che hanno iniziato la storia della conservazione di questa specie. Paradossalmente oggi il massiccio del Gran Paradiso e tutti i suoi ghiacciai sono quelli che a livello dell'arco alpino più risentono del riscaldamento globale. E quello che era forse l'habitat più favorevole un tempo potrebbe essere sempre meno favorevole per via di questo aumento rapido della temperatura. Donc il y a ce volet des changements globaux que le Grand Paradis en partie étudié. Mais si on se place à une large échelle comme on l'a fait dans l'Alcotra, il y a tout un panel de menaces supplémentaires qui peuvent peser sur une espèce qui se porte bien finalement, hein, comme le bouquetin aujourd'hui, et qui vont de choses qui sont plus liées à l'espèce, donc les maladies, donc la sensibilité aux maladies, ce qui peut être lié à la densité qu'on a sur certaines zones, la densité des animaux sur certaines zones. Mais il y a aussi tout un volet anthropique, donc qui viennent de l'espèce humaine, et qui sont beaucoup liés à l'utilisation du territoire qu'on fait. Sur la population de Modane et un petit peu sur celle de Champagny, entre l'hiver 2007 et printemps 2008, on a eu un épisode de maladie, à la fois de la kératoconjonctivite et des bronchopneumonies, maladie des poumons. Ces deux maladies qui sont toujours un peu endémiques dans les populations, il y en a toujours un petit peu. Mais voilà, cette année-là, on a eu un pic de ces deux maladies de manière conjointe, avec des souches un peu différentes et peut-être un peu plus virulentes que d'habitude. Et donc, nous, on a observé une grosse mortalité, notamment sur la population de Maurienne, où on estime qu'on a perdu jusqu'à 40% de la population. Il trovare degli animali morti all'inizio dell'inverno, senza neve, è molto probabile che la causa di mortalità sia da ascrivere a una malattia. Molti di questi germi arrivano dagli animali domestici. E sono ancora studi che sono ancora in corso, molti laboratori ci stanno lavorando sia in Italia che in Svizzera che in Francia, però è difficile arrivare alla causa primaria. Noi abbiamo un pannello di malattie che andiamo a cercare, nella fattispecie in questo importantissimo progetto Alcotra, per capire se la ragione primaria della presenza di una malattia come la brucella, come la yersinia, come la salmonella o come tutto quello che è il panel delle malattie che noi abbiamo scelto possa essere di primaria, secondaria o altra importanza su Capra ibex stambecco. Il campione fisicamente è un polmone di stambecco. Uno stambecco che è arrivato qua in laboratorio per una necroscopia, quindi abbiamo fatto la necroscopia, uno stambecco trovato morto sul territorio. Quindi facendo la necroscopia abbiamo osservato queste lesioni polmonari. Delle forme a decorso subacuto o addirittura cronico, l'animale praticamente ha quasi tutto il polmone compromesso e ovviamente poi non riesce a sopravvivere a una tale compromissione del polmone. Ed è una delle cause principali di mortalità in questi ultimi anni. L'idea aussi del programma Alcotra è di poter essayer di vedere se delle popolazioni che hanno dei caratteri genetici un po' differenti sono più o meno sensibili a tale o tale malattia.